Arrivavamo direttamente alla grotta di San Michele, facevamo bene. Allora, la nostra visita partiva dal faro, purtroppo non ci siamo potuti fermare. Vi volevo dire giusto due parole sul faro, perché già me l'avete chiesto. Città molto, molto comunista, quindi per dare un segnale forte alla cittadinanza viene fatto costruire direttamente da Mussolini questo monumento, pure le campane. Viene fatto costruire questo monumento. Una volta che il fascismo è caduto si è deciso di mantenere il monumento, ma di cambiare l'intitolazione. Invece che i martiri fascisti di Puglia è rimasto come i martiri di Puglia. È un monumento alto 32 metri, fatto realizzare tutto con la pietra locale di Minervino, la pietra bianca. È stato ripulito, restaurato da un mesetto più o meno, però la lanterna non è ancora stata attivata. Quando la lanterna funzionava era visibile fino a Foggia, Cerignola, tant'è che originariamente fu abbassata l'intensità perché dava problemi con sia le navi sia gli aerei. E era abbastanza visibile da lontano. Adesso rimane come un monumento simbolo dell'Aisa. È uno dei pochi fari in Italia senza acqua. Una cosa insolita. Allora, più avanti ci sono due barre. Però veloce. Veloce, 5 minuti. Perché abbiamo ad ovest l'affaccio sul Monte Vulture con la fossa bradanica, non si vede niente oggi. Ad est lo vedremo dopo abbiamo la Murgia con il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, mentre verso nord abbiamo l'affaccio sul Garrano, quando è chiaro si vede anche il Golfo di Manfredonia. Sì. Sì. Oggi non si vedrà niente, mi dispiace, però è così. Noi adesso andremo direttamente verso il centro storico. Dal corso scenderanno le macchine, vi prego di mantenere il gruppo. Il gruppo abbassa. Thank you.
Allora possiamo andare. Allora, scendendo, qualcuno ha notato nel corso, in alto c'è, si vedeva appena una torre. Tra il 450 e il 460 i coniugi del Baldo Orsini si sposano e vengono a vivere a Minervino. Come dono di nozze alla città fanno realizzare due torri. Quella torre che avete visto lì è un'altra torre che non ci passeremo nel centro storico. Questa qui è una torre decorativa, nasceva proprio come torre decorativa e tutt'oggi ha l'orologio. Non ha nessun apparato difensivo. Quella torre invece all'epoca era fuori dalle cinte murarie, doveva avere la base quadrangolare e poi all'interno una scala a chiocciola doveva portare su in cima nella parte circolare. Perché qualcuno mi ha chiesto ma ci vivono? Sì, ma non so come. Di vivere ci vivono, non so come. Di qua invece inizia la nostra passeggiata nel centro storico di Minervino, centro storico denominato Ceciola. Secondo alcuni questo termine deriva dal nome scientifico della pianta del giunolo. Secondo altri invece il termine ceciola deriva dall'arabo e significa labirinto. Perché come vedrete le strade sono tutte strette e tortuose, le case non sono costruite in modo regolare ma seguono l'andamento del territorio. Perché della collegamento? Io bisognava difendersi dai nemici. Quindi costruendo questa sorta di labirinto alla cattedrale, per prendere il potere, si doveva un po' perdere, ma anche come contrapposte tra le due case, i cavalli non ci potevano proprio passare. Quindi era una questione difensiva. Ora noi faremo il giro del centro storico, rimanete compatti, labirinto, non perdetevi, ceciola. Andiamo.